Ciao ragazzi, oggi siamo a Padova, in centro storico, e sto andando a lavorare, pensate voi, da un parrucchiere. Non so, non ho proprio idea di cosa potrà farmi fare, perché io non ho mai tagliato i capelli in vita mia e di lavate di testa le hanno fatte a me di solito, non le ho mai fatte agli altri. Comunque dai, ci divertiremo anche oggi. La scorsa puntata è stata molto molto carina, a me è piaciuta, penso anche a voi. Mamma perdonami, è un ottimo ristorante, la pasticceria Mille Voglie sono dei professionisti eccezionali e anch'io ho imparato qualcosa di nuovo. Ma non voglio dilungarmi troppo in questo, seguitemi, andiamo in Via Altinate da Jean-Louis David. Allora, il vento tira di qua. Allora, abbiamo la Francia a nord, la Spagna sta a sud e Jean-Louis, dove sta? Settantatré! Jean-Louis. Ciao! Io sono qui per lavorare con te oggi, cioè con voi di Jean-Louis David. Però c'è un piccolo problema. Non so fare un taglio di capelli, non so fare lo shampoo, a parte a me stesso. Non so fare il colore, non so fare la messa in piega, insomma non so fare niente. Però ho la buona volontà di imparare. C'è qualcosa che posso fare anch'io oggi per voi? Non ti preoccupare, siamo dei professionisti, per cui troveremo senz'altro qualcosa da fare anche a te. Allora, l'abbigliamento. Tu così non puoi lavorare, perché noi, come puoi vedere, abbiamo una divisa bianca, i nostri certo, collaboratori immagino. Naturalmente, quindi vieni con me di là, ti do una divisa per te. Perfetto, d'accordo. Io vado a cambiarmi. Rimanete con noi. Eccoci qua! Chiaramente Joe non può tagliare i capelli, ti può spazzare perché non è un professionista. È chiaro, l'altra volta volevano farmi lavare i bicchieri, oggi mi fanno spazzare per terra. Che bella la vita del parrucchiere! Che bella la vita del parrucchiere! Vai a spazzare nella giungla, non si spazza così, vedi? Quando ti devi imparare, hai fatto la barba bianca, ora devi imparare a spazzare. Io sinceramente vabbè, ti chiedo scusa, cosa devo fare? Io sono qui per imparare, non è che sia il massimo. Ho capito, ti imparerai a scopare. Perfetto, ci sei su Facebook? Sempre. Boh, non mandarmi l'amicizia, grazie. Okay. Ciao, ripetimi il tuo nome. Jessica. Perfetto, Francesca. Allora, da quanto tempo lavori qui? Circa 2 anni. Ah, sono 2 anni, ma l'hai già fatto prima questo lavoro? No, ho iniziato la mia carriera qui, e proprio come dalle prime armi, come stagista e via via come apprendista. Quindi questa è già una tua carriera, mi fa capire che è un po' il lavoro che tu hai puntato nella tua vita.
Sì, mi piace molto il mio mestiere, è un mestiere che si fa con passione, sì, con tanta costanza e tanta pazienza. Caspita Angela, hai detto delle cose bellissime. Ascoltami Deborah, ma il punto forte di questo... sì lo so, ti sto chiamando sempre con il tuo nome, sono uno molto pignolo. Il punto forte di Jean-Louis David, ma di Jean-Louis David di Altinate a Padova. Beh, allora innanzitutto... Domandona, adesso la licenziano. Qui nel nostro salone, sì, c'è uno staff qualificato, altamente qualificato. Lavoriamo insieme, non singolarmente, come un gruppo dinamico. Siete una squadra. Facciamo squadra, facciamo proprio gioco di squadra. Va bene, ok, Federica, Gianluca, ti ringrazio. Gianluca no, Luca no, Gio, vieni. Eccomi qua, prego. Quando si sciacqua un attimo, devi sciacquare meglio. Adesso la sciacquerò meglio. Più vicino, muovi, sì, più le mani, mano, entra, non riesci a togliere, ah, okay, perfetto, e sollevi i capelli, però non stare sempre fermo lì, cerca di girarli intorno, se no, chiaro, dici giustamente, sembra facile, ma non lo è, più che altro mi viene da essere molto delicato, perché ho paura di tirarle i capelli e di farle del male, quindi tu dimmelo se ti faccio male, chiaramente. Ok, che voto mi daresti? Beh, quasi quasi ti farei dare un voto dalla cliente. Forse magari mi va meglio. Va bene, dai, sei stato abbastanza bravo, io ti darei un 6,5. Addirittura un 6,5? Caspita, meno male, a scuola mi davano sempre 5. Perfetto, grazie. Bene, perfetto. Se vuoi posso mostrarti la nuova collezione di, sì, Jean-Louis David. Ti mostro questa nuova collezione in cui c'è questo taglio, sì, con questa sfumatura, sì, dove il biondo viene esaltato soprattutto nella punta. Sì. Come vedo anche tu hai un bellissimo biondo. Magari facendo queste schiariture risulterà ancora più luminoso. Mm-hmm. Certo. Ok, va bene. Guarda, noi non andiamo su appuntamento, siamo aperti dal lunedì al sabato, orario continuato. Il lunedì facciamo dalle 10:30 alle 7:30 e gli altri giorni della settimana dalle 9:30 alle 7:30. Ok, perfetto, allora passerò uno di questi giorni. Certo, quando vuoi. Ok, la ringrazio. Grazie a te, buona giornata. Amici, sono arrivato alla fine di questa giornata, di questa mia bellissima esperienza da Jean-Louis David. Prima di congedarmi e di salutare questo magnifico staff, vorrei scambiare due parole con Paola, la titolare. Paola, da quanto tempo è aperto questo negozio? Perché so che vedo anche dalle luci, dall'arredamento, che è nuovo. So che Jean-Louis David è un marchio a livello mondiale, che già esiste a Padova, ad Abano Terme, in qualsiasi territorio d'Italia ormai, però so che questa ubicazione di Via Altinate è, diciamo, novizia. Allora, noi qui in questa ubicazione è da 3 anni che abbiamo intrapreso questa nuova avventura. È da 3 anni che ho aperto questo salone e devo dire che, arrivata a questo punto, mi ritengo soddisfatta. È sempre stato un sogno. Io è da più di 20 anni che lavoro per il marchio Jean-Louis David, lavorato principalmente come dipendente, e dopodiché ho intrapreso questa attività in proprio. E, che dire, mi piace il posto, Padova è una bellissima città, il centro storico è meraviglioso e sono più che soddisfatta. Beh, mi fa molto piacere questo, e ovviamente unisci la passione all'impegno, alla professionalità, e da qui ne nasce anche una soddisfazione personale che va oltre al lavoro stesso, quello che può essere un aspetto economico. E molti, tra l'altro, associano Jean-Louis David a un, chiaramente, come giusto che sia, a un ambiente di prestigio, e poi lo possono magari per errore accostare anche a un qualcosa di, sì, diciamolo, di costoso. Ma io ho visto che non è effettivamente così, nel senso che chiaramente avete un target di clientela, ma è anche molto ampio, perché io so che molti giovani passano anche per il tuo salone. Sì.
Sì, è vero, come dici te, il marchio Jean-Louis David è un marchio prestigioso, ma noi diamo valore ai nostri clienti. Per noi ogni cliente è un cliente speciale e come tale lo trattiamo. Infatti riserviamo delle dinamiche commerciali per tutti quelli che desiderano farci visita, sia come prima volta ma anche in seguito. E proprio il marchio stesso studia delle dinamiche commerciali per agevolare i clienti e far sì che possano usufruire di questo servizio senza dover spendere grosse cifre. Sono d'accordo su tutto quello che hai detto, è anche un'iniziativa molto bella e un aspetto tra l'altro che non conoscevo di Jean-Louis David. Tra l'altro prima ho scambiato due parole con Jessica, una delle ragazze che lavora per te, e mi ha fatto capire che ovviamente, come già immaginavo, ma non è sempre scontato, c'è anche una preparazione professionale che viene dettata da dei corsi che gli stessi ragazzi e quindi poi dipendenti di Jean-Louis David sono tenuti a fare, insomma, ecco, devono chiaramente migliorarsi sul campo nell'esperienza, ma ci vuole una preparazione che viene fatta, immagino, proprio da dei maestri di questa che io più che una professione nominerei proprio come un'arte. Sì, Joe, è proprio così. Noi siamo affiancati da dei validi trainer dove periodicamente e costantemente ci seguono e ci fanno formazione. Intanto il nostro lavoro è un lavoro in continua evoluzione, se pensiamo alla moda è sempre in continuo cambiamento, per cui noi dobbiamo essere al passo della moda proprio per poter offrire al cliente tutte le novità e tutti i servizi, diciamo, sempre al passo con i tempi. Ok amici, la puntata di oggi è finita. Io vado via con il sorriso da Jean-Louis David e è arrivato il momento dei saluti. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine della giornata. Paola, cosa ne pensi di questa giornata di lavoro che ho fatto da te? Beh, devo dire che è stato davvero un nice job! Un nice job! È più rumore! Ciao ragazzi, siamo ad Abano Terme e questa sera al Cacio e Pepe, ristorante di specialità romane. Bella la puntata di prima. Jean-Louis David, parrucchiere, sì, Joe fa anche questo. Oggi però ritorno ai fornelli, come abbiamo fatto al ristorante Mamma Perdonami di Montegrotto. Farò il cuoco, sarò in sala ad accogliere i clienti e a servirli e cercherò di rendermi utile anche per Cacio e Pepe. Mi raccomando, tenete le forchette e i coltelli in mano perché si va al ristorante. Ciao! Ciao, eccomi qua. Buonasera. Buonasera. Ciao, piacere, sono Gio. Piacere. Dai che siamo in ritardo, la cucina ti aspetta. Ok. Let me see you move. Servizio della cucina del Cacio e Pepe di Abano Terme. Cosa stai facendo, Gianluca? Sto preparando dei guanciali di maiale a striscioline. In questo ristorante, dove si propongono specialità strettamente regionali romane, vista la provenienza del titolare. Il guanciale è il titolare della cucina romana. Il guanciale è il titolare della cucina romana e io ci tengo a far vedere
che noi non spacciamo la pancetta per guanciale, noi lavoriamo il sorriso che ha il guanciale, un bel sorriso, vero? Allora Giovanni, questi sono i nostri galletti, come ti dicevo, sono in marinatura da ieri mattina, sì, per cui sono sufficientemente macerati, li dobbiamo mettere sulla griglia. Ecco, e il risultato finale, appunto, chiaramente raffreddato e frullato, è questa salsa di colore arancione, molto saporita, sufficientemente piccante, direi, che benissimo si accompagna al nostro galletto alla griglia. Vado in sala perché il mio compito in cucina è finito, mi cambierò chiaramente perché non posso andare anche se sono bellissimo e vado a fare public relation. Gian? Ci salutiamo a fine servizio. Grazie, grazie per avermi insegnato qualcosa. Grazie a te per essermi venuto a trovare. Ciao. Eccomi qua ragazzi, sono in abbigliamento diverso perché dalla cucina passiamo alla sala. Ora dovrò occuparmi, il locale è abbastanza pieno, quindi dovrò essere anche veloce, dovrò occuparmi di gestire le ordinazioni che arrivano dalla cucina fino a portarle ai clienti. Queste pizze si chiamano antiche mura. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains. Nice job. Come prosegue? Benissimo. Tutto molto buono. Mi fa molto piacere, la grigliata reale era di gradimento? Buonissima, il fatto che sia sulla pietra conliare è speciale, perché la mattina è calda, è vero, una particolare che ho notato anch'io. Molto buono, complimenti. Mi fa piacere, vi auguro una buona continuazione di serata. Grazie. Grazie. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe. Let's go on subway, take me to your hood. Amici, siamo arrivati alla fine di questa splendida serata e di questa puntata di Nice Job. Prima di lasciarci, vorrei fare due parole con il proprietario che è qui vicino a me, Alessandro Peia, proprietario, vi ricordo, del ristorante Cacio e Pepe di Abano Terme. Beh, innanzitutto Ale, ti chiamo Ale perché ormai siamo diventati colleghi ed amici. Come ti è sembrata questa serata? Io ho visto il ristorante abbastanza pieno, quindi mi sembra una cosa anche piacevole, non solo per Nice Job, ma anche per la tua attività. La serata è stata molto bella, propositiva, ho visto anche i nostri clienti contenti, voi ci avete reso tutto questo ancora più bello in modo professionale.
Beh sì, devo dire anch'io che ho visto molti sorrisi, che sono la cosa più bella che un titolare di un'attività può ricevere dal proprio cliente, anche perché sappiamo che la miglior pubblicità è il cliente stesso, che quando si trova bene poi diciamo invita anche i propri amici a trasmette anzi proprio le stesse emozioni invitando i propri amici a provarle, e questo vuol dire anche andare a fare una serata in un ristorante e trovarsi bene, trovare un ambiente familiare. Io qui ho trovato una famiglia, un gruppo che lavora, e tra l'altro amici questa sera avete visto che ho lavorato un po' meno rispetto alle scorse puntate. Questo non perché non ne avessi voglia, ma perché ho voluto soffermare la puntata cogliendo di più gli aspetti professionali e organizzativi di questo staff, che è fantastico. Di conseguenza ho preferito ampliare il nostro girato sulle prelibatezze che lo chef vi ha proposto, vi ha fatto vedere, e anche su quello che poi è stato l'ambiente della serata. Abbiamo visto anche tanta bella musica. Ale, ma io sento un accento romano, questo è un ristorante romano, indubbiamente tu sei di Roma. L'hai notato, eh? Sì, sono di Roma. Come ben visto, il locale ripercorre le mie origini, cose che mi ha insegnato mia mamma, perciò lo faccio con tutta la passione del mondo. Bravo Alessandro, mi piace il tuo modo di lavorare. A questo punto credo che possiamo anche salutarci, e voglio farti la domanda che io faccio a tutti quando vado a trovarli nelle loro aziende. Come ti è sembrata questa giornata di lavoro? Joe, devo dire che è stato proprio un nice job. Un nice job! Alla prossima puntata! Questa sera saluti da Fuori Orario, Cacio e Pepe, Abano Terme. Notte prima degli esami, notte di polizia, certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamma e di papà col biberon in mano, notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra.